Quindi alcuni colori non andavano bene. Le faccio un esempio. Su Rai News 24, la mia posizione è su Rai News 24, ma l'ho detto in più di un'occasione all'interno del Consiglio di Amministrazione, parlando anche informalmente con gli altri colleghi, è che io sono contrario a un'ipotesi di questo tipo. Perché? Perché non capisco in un'azienda con 1700 giornalisti in non riuscire a individuare una persona che possa, come dire, anche avvicendare l'attuale direttore di Rai News 24. Se bisogna andare fuori e prendere un esterno, si può giustificare questa operazione solo se si prende un grande nome del giornalismo italiano, se il livello è molto alto, e allora si può capire che si vuole fare un investimento serio, importante sul canale All News della Rai. Ma francamente, prendere persone... Tradotto, se viene Carelli, parliamone. Ma se viene Mentana, se viene Carelli, non so, ne possono fare tanti di nomi, se ne può parlare. Della carta stampata, cioè se viene... Se ne può parlare, ma altri... Dario Di Vico, cioè che ne so, capito, parliamo di eccellenze del giornalismo. Cioè, se vengono questi, parliamone, giusto? Cioè, ma perché di fatto noi stiamo parlando del direttore del canale All News della Rai, insomma è ovvio che sarà un ruolo strategico. Quindi dottore, scusi se la interrompo, Ferraro e Deadman, cioè è out. No, questo dipende da me, questo okay. Dipende dalla maggioranza. Certo. Io quello che posso fare è soltanto registrare il mio totale dissenso, ma non per la persona, sì, ripeto, sì. È un problema di, come dire, di ruoli, di esperienze che vanno attivate. Per il resto questa stessa persona mi sembra che sia professionista da non molti anni, insomma. Veniamo a Rai 2, è anche la vostra tendenza, del vostro CDA, di mettere giornalisti, che non è vostra, poi è già stato fatto prima, devo dire la verità, a sua discolpa, mettere giornalisti a guidare le reti. Anche con Rai 2 si ventilava questa ipotesi. Siccome lei, ho capito che lei ha un approccio di sistema, non un approccio sul nome, perché poi sembra, mettere sempre a Rai 2 un giornalista è la strada giusta secondo lei? Io non credo che sia, bisogna fare una discriminazione tra giornalisti e non. Quindi la Petroni va bene? Bisogna fare una valutazione sulle proposte, sui nomi, sull'esperienza, sul bagaglio culturale e professionale che ognuno di questi nomi e di queste persone può presentare. Le faccio la domanda. Su Rai 2 le dico che secondo me c'è un problema di operatività e di funzionalità di quella rete. Rispetto alla quale io sono pronto a prendere un'assunzione di responsabilità e quindi anche nell'ipotesi, come dire, immaginare che ci possono essere, valutare un cambio nella guida di questa rete. Ok, ci vuole il cambio, intanto perché Elio Fredi ha dichiarato ai giornali che è in aumento, quindi che ha fatto ventilare che può fare un 700 sulla base dei risultati. Sono risultati veri, le risultano, avete delle defaillance della rete? Ma guardi, innanzitutto non è quello il problema dei risultati, soltanto dei risultati. Secondo me c'è innanzitutto un problema, ripeto, di operatività all'interno di una rete. Una rete non è fatta solo dal direttore, è una squadra complessa che si deve muovere in forza di sintonia. Perché probabilmente e oggi questa sintonia non la registro, probabilmente una sintonia all'interno di una squadra consentirebbe di raggiungere obiettivi e risultati sicuramente migliori di quanto è stato fatto finora. Detto ciò, è chiaro che poi c'è un problema personale che è quello di linea editoriale. Sulla linea editoriale di quella rete io ho qualche perplessità, perché francamente... E gossip, per parlare di escort e di quant'altro, cioè non credo che sia un tema su cui il servizio pubblico debba dedicare così tanto tempo. Quindi ci riferiamo ad alcuni programmi che sono stati poi chiusi, ci riferiamo anche a quelli, giusto? Ma mi riferisco complessivamente alla linea editoriale della rete. Ce n'è stato uno, allora io, Antonio Vero e Golla mi hanno detto... pur non essendo politicamente, diciamo così, prima almeno in conflitto con gli Offredi, mi hanno detto no, ci sono state esattamente quello che ha detto lei, degli eccessi su Rai 2 che non andavano bene. Assolutamente, ma questo, guardi, io mi sono detto questo. Non solo nella fascia pomeridiana, anche in altre fasce. Ma anche in altre fasce. Cioè, però anche nella fascia pomeridiana. Anche nella fascia pomeridiana, okay. Certo.
scusi se ci ritorno, lei è abruzzese ed è un politico molto bravo, tra l'altro ha avuto un incarico politico da poco, è corretto? In ma insomma sono soltanto un testimonial, diciamo. Insomma, se lei sta qua vuol dire che, siccome il suo partito è un partito che solo di comunicazione ne capisce, se lei sta qua vuol dire che un ruolo importante ce l'ha. Comunque, ha avuto un incarico importante all'interno dell'UDC in Abruzzo, corretto? Sì. E, premesso questo, tornando a Rai 2, la figura di un giornalista iperpoliticizzato, non come orientamento politico, ma come specializzazione, come Susanna Petroni, è adatto secondo lei? O magari la Petroni potrebbe essere una splendida risorsa per dirigere un canale di news e metterci più un editoriale su? Secondo me ci sono all'interno di questa azienda diverse figure che potrebbero svolgere un ruolo egregio all'interno di quella rete. Capisco che c'è una maggioranza e che credo questa maggioranza farà una proposta e questa la valuteremo, io la valuterò insieme ai colleghi dell'opposizione. Quindi non dice no a priori alla Petroni? No, io non dico no a priori a nessuno, perché devo valutare tra il... Ma scusi, non gli è stata già proposta nel tuo consiglio, nelle sue... È stato proposto, ma non se ne è mai parlato, perché sono proposte fatte, sono proposte cartacee che sono arrivate nel Consiglio d'amministrazione, ma di cui il Consiglio d'amministrazione non ha mai... Ruffini, scusi se la interrompo, Ruffini è stato, quando fu nominato, io collaboravo allora con Sacca, era anche lui giornalista e fece una Rai 3 politicamente molto orientata, però non una cattiva Rai 3, secondo me. Tutto è perfettibile, cioè non è detto che un giornalista non vada, come ha premesso lei peraltro, non vada bene a priori, quindi non è detto che la Petroni a priori non possa andare bene, possiamo dire, non è detto che, cioè non diventiamo pregiudiziali anche col fatto che lei è giornalista. No, ma anzi, tutt'altro, okay. Insomma, voglio dire, il fatto di essere giornalista potrebbe anche essere, come dire, un elemento di valutazione. Quindi se posso titolare con lei in modo trasparente, parliamo, discutiamo benissimo, ci siamo capiti.